Buon pomeriggio amici, bentrovati ancora una volta insieme Talk Vision. Ma quante cose stanno accadendo questo pomeriggio? Ci sarà la nuvoletta di Fantozzi, ci sarà, non lo so, qualcosa sarà successa. Però vabbè, è bello perché il bello della diretta ci permette anche di fare determinate situazioni. Ma noi abbiamo spalle larghe, andiamo avanti con la nostra, con il nostro entusiasmo sempre. Allora intanto vi voglio ringraziare, perché vi voglio ringraziare? Perché state seguendo il programma, mi sta arrivando un bel feedback da vostra parte. E naturalmente mi state aggiungendo nei vostri social con mi piace, con i vostri like, con le vostre iscrizioni al canale YouTube. Anche perché se vi siete persi qualche puntata, è logico che l'unico posto dove andare a vederlo, oltre canale 15 di Catran TV, può essere soltanto YouTube. Quindi iscrivetevi perché avete la possibilità di andare a vedere tutte le nostre puntate che abbiamo fatto in precedenza. Ad esempio ieri avevamo Max Pisu, abbiamo parlato di teatro, di spettacolo, di cabaret. Oggi parliamo sempre di spettacolo, cabaret, teatro con Ignazio Chessa. E qua ti accolgo con questo applauso meritato. Guarda. Grazie Chisso, grazie a tutti, grazie per l'invito. Intanto quanti saranno? 5-10 mila? Aspetta che li conto. Senti, quanti saranno? Appeso? Appeso saranno 5, 6, 10, 20 mila, gente. Abbassiamo, sfumiamo la musica, chiediamo in regia di abbassare. Intanto ti chiedo, come stai? Come si riparte dopo questo periodo di... non usiamo più parola lockdown, non usiamo più niente, questo periodo di riflessione. Bravo, riflessione. Ma sai quanti hanno goduto di questo stand by? Gente, tutta la classe di mandronia, poi ci sono i filosofi, quelli che dicono no, mi prendo i miei tempi, i miei spazi, poi ci sono quelli... questo periodo è di ripartenza per l'ennesima volta, si riparte sempre perché essendo un lavoro così diciamo saltuario, perché facciamo i salti quando li riceviamo, le scritture, quindi è un lavoro saltuario, saltiamo sempre, no? E quindi mi sto preparando insomma per un tour in Piemonte, sono stato recentemente in Perù e sono felice di questo. Sono un sacco di progetti e di idee in corso e purtroppo sono tanti, perché come sono tornato dal Perù non riuscivo a dormire più, un po' per il jet lag, un po' per tutte le idee che ti vengono in mente. Sai benissimo che delle volte è un turbinio di idee. E quindi la ripresa anche con l'Uteatri, spero ho fatto una riapertura piccola recentemente prima di partire per il Perù con una serie di spettacoli che erano un tributo a me stesso, perché doveva essere un tributo a me stesso, ma poi il tipografo aveva sbagliato, aveva messo una S sola, quindi era diventato a me stesso e così è rimasto. Nella serie non tutti i mali vengono per nuocere, non tutti... Penso dagli applausi, ma tu hai citato non tutti i mali vengono per nuocere, ma volevi andare a non tutti i ladri vengono per nuocere, perché non tutti i ladri vengono per nuocere di Dario Fo, come tu ben sai. Ben so. È il primo lavoro teatrale che nel 1981 ho fatto... in Maremma. Debuttai proprio con quello spettacolo. Senti, ho l'esigenza, scusami, ho l'esigenza di chiederti, siccome ci sono persone che magari tutti ti conoscono, ma spieghiamo esattamente di che cosa ti occupi tu, perché magari c'è quello distratto che ha detto ma sì, io l'ho già visto Ignazio, l'ho visto in un film, sarà Chi salverà le rose, oppure l'ho visto in un videoclip, non so, magari ma chi è, cosa fa, di cosa si occupa? Allora, io devo diversificarmi molto, perché ho scelto di stare qui ad Alghero, e ad Alghero ci sono 40.000 abitanti, su questo siamo tutti d'accordo più o meno? 45.000, poi, siamo aumentati un po'. L'estate si duplicano, si triplicano, però standoci tutto l'anno sai benissimo che devi diversificare l'offerta per cercare di fare professionalmente un lavoro che, insomma, sono un attore, artista, regista e altre cose, e non posso essere tutto come non posso essere nulla. Quindi la cosa che mi sostiene, insomma, principalmente la fonte di
sostentamento per me il teatro, un po' in tutte le sue forme, teatro per ragazzi, teatro di strada, teatro sociale, teatro impegnato e di tutto, teatro politico e tutte le sue forme. Per questo anche nello spazio, insomma, che ho aperto nel 2018 qua, volevi parlare anche tu di... ci stai arrivando proprio in fretta, io ti volevo fare prima, del teatro me ne parli tra un po', io ti volevo fare una domanda prima, se uno non si chiama Gigi Proietti, se uno non si chiama Gigi Proietti, di teatro si vive ancora? Ma io sono fortunato perché sono tenace, tutto sommato, sono abbastanza tenace, non ho chissà quali pretese sulla mia una vita molto semplice, riesco a sostenermi, appunto perché diversifico la mia offerta. Tu dicevi anche per come mi possono conoscere. Qua ad Alghero un periodo facevo il banditore, quindi mi conoscevano per San Giovanni, la mia figura era molto legata a San Giovanni, quindi... Per cui di conseguenza nascono anche dei cliché, ti cominciano a chiamare per quello, un po' da giullare, eccetera. Un po' questa immagine dopo un po' ti stanca, insomma. Poi c'è stato sono conosciuto molto nell'ambito scolastico perché ho lavorato tantissimo nelle scuole con tutti i bambini che adesso si sono sposati, anche perché è da tanti anni che facevo spettacoli dalla materna alle elementari e alle medie, licei, qualche laboratorio teatrale, eccetera. Perfetto. Allora, Ignazio, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi ritorniamo a chiacchierare con te perché di cose da chiedere ne ho tante. Dai, pubblicità. Ristorante Tavola Calda Anfora, primo, secondo, contorno e bevanda a 10 euro. Siamo a Sassari, via l'Italia 50. Ristorante e pizzeria Piazza Garibaldi. Vi aspettiamo per farvi gustare i nostri favolosi piatti. Siamo a Porto Torres, in Piazza Garibaldi. Riserva ai tuoi cari un sereno ed eterno riposo. Agenzia Funebre Giuseppe Cugusi. Al tuo fianco nei momenti più difficili. Alghero, Viale Sardegna 39. Continuano le offerte da Europeana. Friggitrice ad aria da 6 litri, forno a microonde con grill da 20 e scopa elettrica ricaricabile. Europeana, via Sassari 49, ad Alghero. Ristorante Borgantico, una cucina ricercata per incontri speciali, dove l'eleganza e il buon gusto si sposano con i palati più esigenti. Ci trovate ad Alghero in via Zaccaria 12, telefono 079 49 25 370 oppure 333 71 46 022. Il Centro Ornest è il punto di riferimento per gli appassionati del giardinaggio. Il Centro Ornest è ad Alghero, in via Sant'Agostino 63. Amici, ben rientrati dalla pubblicità, eccoci sempre in compagnia di Ignazio Chessa, attore di teatro e chi più ne metta. E l'applauso te lo faccio rifare, senti? Eccolo qua, senti l'applauso? Grazie. Sono su un'altra prospettiva, non è quella Nieschi, non è quella... Hai cambiato background. Hai cambiato background, qua ci troviamo qua ci troviamo nel tuo teatri, che è il teatro più piccolo al mondo. al mondo, bravo Chicco, perché dicono del mondo, tutto è più piccolo del mondo, no? Allora, prima di parlare però del teatrino, che mi intriga molto questa cosa, anche perché io ti seguo da un po' e questa cosa mi affascina non sai quanto, volevo proprio tornare al discorso del banditore, perché io lì ti conobbi, sì, la prima volta che ti vidi lì, cosa... Allora, a tale proposito, io ti ripropongo una delle clip mitiche del giorno di San Giovanni, quando tu in Piazza Civica prendesti quelle e facesti quel bando lì. Allora, vediamoci questa clip, riviviamo quel momento bellissimo dei fuochi di San Giovanni, vediamolo. Ha un rito incredibile. Siete tutti pronti per il rito, la ritualità della promessa di essere comari e compari per tutta la vita. Con questo suggello siete suggellati. Chi è suggellato alzi la mano. Suggellatevi. Con questo suggello voi attraverserete quello che, diciamo da sempre, è stata la cosa più pericolosa e al tempo stesso carica di significato, ovvero il fuoco. Saltare uniti il fuoco significa veramente compiere un'esperienza
incredibile che mai prima d'ora avete avuto intenzione di fare. Quindi queste persone anche devono caricare di questo significato questo momento. È un momento che io sono un burlone, io sono un banditore e diciamo affronto le cose con ironia, ma questa serata per voi deve essere una serata indimenticabile, perché tutti qua abbiamo avuto un compare e una comare negli anni passati e ci sono molti che questa tradizione cioè questo salto l'hanno già fatto già da tanti anni e sono ancora uniti da questo legame indissolubile. E Alghero risorgerà più bella e più superba che Pria. Grazie. Più bella e più superba che Pria. Grazie. Bene. Curio. Attenzione. Pupurazione. L'23 giugno la spraja dell'Alghero e è la festa di San Juan. Tot las comparas y las comaras vestidas branc saltarán lo foc. Acurí! Acurí! Guarda, inquadra la signora lassù che l'ha sentito fino lassù. Guarda. Amici, sono già trascorsi come minimo 7-8 anni da questo giorno, no? Quanto sarà già passato? Sì, mi sembra di sì, quell'edizione più o meno è 7 anni fa, perché poi un paio d'anni ho detto che era morto, perché ero stanco di farlo, perché ci vuole un dispendio incredibile per fare quel personaggio, perché praticamente nacque, insomma, con la Proloco, in situazioni così, e c'era sempre... una sorta di mancanza di budget o cose di questo tipo, e quindi dovevo da solo riempire una vastità di nulla che c'era, no? Quindi la mia figura doveva urlare, saltare un po'. Adesso non ce la farei a farlo. Ma però dai, sei un ragazzo. te lo ricordi? Dovevo coprire mille cose con quelli che si facevano fotografare, poi urlare di qua, urlare di là. Qualche volta, non so se in quell'edizione, insomma, c'è stata qualche edizione più ricca dove venivano a prendermi col cocchio, poi una volta c'era un trombettista, una volta un assistente, Ginevro si chiamava, poi insomma diverse versioni, adesso forse in pensione il banditore. Aspetta. E quindi... mi ha dato molta visibilità, tutto sommato sono contento, perché poi sai, la visibilità non è questione nemmeno di ego per noi persone di spettacolo, ma è una questione che poi diventa uno strumento interessante per poi continuare a lavorare, perché ti chiamino, perché ti vedano e tutto il resto, è sempre lì la cosa, quindi qualunque cosa, anche se delle volte poi... approfittano dicendo ti do visibilità e capito, però mi devi dare visibilità ma anche munera, no? Tenisci che darmi munera. Ma tu sei anche autore delle tue opere oppure sei soltanto un interprete? No, sono sempre stato, insomma, sono sempre stato autore, li ho creati gli spettacoli, ho scritto i copioni, ho fatto la regia con me o con qualche persona, insomma, con qualche musicista, ho fatto molti spettacoli, insomma, per ragazzi, poi per grandi, per dire con Claudio Sagla, Gabriel Sanna, poi adesso l'ultimo con i fratelli Pinna, Riccardo e Dario Pinna, che sono musicisti in scena. Di solito in quelle situazioni c'è sempre un musicista in scena, e diciamo che con più o meno con tutti i musicisti di Alghero ho provato, e c'è un livello di qualità di musicisti straordinari, tutte le volte è una sorpresa per le varie sensibilità, non ultima questa con i fratelli Pinna di questo spettacolo, insomma, con il quale siamo stati in Perù, con Claudio un sodalizio, con Claudio Gabriel Sanna un sodalizio
che va avanti da anni, abbiamo fatto moltissimi spettacoli insieme, delle performance, e poi che, da delle improvvisazioni che poi sono nati degli spettacoli veri e propri, anche con lui siamo stati all'estero, in Catalogna, in Germania più volte, insomma abbiamo rappresentato questi spettacoli miei, insomma, che sono che ho scritto io e diretto, eccetera. E quindi da sempre li scrivo, un po' per necessità, un po' perché a un certo punto io non potevo permettermi anche di fare compagnie grandi qua, perché mi sono messo in proprio già da quando ho cominciato a gravitare qua ad Alghero nel 95, no? Quando con Elena Solinas avevamo fatto la compagnia Il Filo del Discorso e facevamo gli spettacoli insieme, e quindi non potevo fare anche spettacoli che richiedessero molte prove o molte, certo, molto personale, perché sai benissimo che come hai una persona in più sfori è difficile tenersi coi budget, quindi è sempre un teatro molto artigianale. I tuoi personaggi chi sono e come nascono? Ma guarda, i miei spettacoli possono nascere naturalmente da un'idea, da una frase, da una fotografia, da una... per esempio l'ultimo spettacolo che è nato si intitolava perché adesso ho cambiato titolo, si intitola adesso il Liberate l'artista, era nato come Fucilate l'artista. E questo spettacolo viene fuori da una esplorazione che avevo fatto sul film Freaks del 1929, Todd Browning, il regista mi sembra si chiami, e parla proprio dei fenomeni da baraccone, sai quel film sul circo dove c'erano l'uomo senza braccia, sì, 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 eccetera, quindi da quell'idea per esempio è nata l'idea del fenomeno dal baraccone, del fenomeno in prima linea che è l'artista che una volta che vai sul palcoscenico ti esponi, quindi Fucilate è come se ti esponessi a un plotone di esecuzione. Però questo titolo in questo periodo, ahimè, molto molto drammatico che stiamo vivendo, è un titolo che in qualche modo non lo so, tocca un po' dei sentimenti, quindi bisogna stare attenti, nonostante tutto, certo, perché sai Le certe cose possono avere il bene e il male, il rovescio della medaglia, il rovescio della medaglia, no? Il rovescio della medaglia, sì, sì, il contrario è l'opposto, certo, di quello, certo, che possono, certo, apparire, no? Parlando per paradosso, anche una guerra nasconde dietro di sé, se tu vai a vedere racconti di guerra o testimonianze, racchiude nella sua drammaticità anche magari delle manifestazioni di amore profondissimo che in situazioni normali non riusciamo a manifestare, capito cosa voglio dire? Certo, quindi, certo, certo. Non tutti i mali vengono per nuocere? Sì, sì, diciamo così, e quindi questa, sì, sì, va benissimo, ma scherzi, tutti... Naturalmente, questo male preferiremo farne a meno del male della guerra, preferiremo farne a meno tutti, non arrivare a questi estremi, certo. Non è un discorso assolutamente su quello, io sto parlando proprio delle esperienze negative anche che abbiamo nella vita, le esperienze, certo, negative ci formano, se, certo, vivi sempre in una situazione di benessere, di bambagia e di cose di questo tipo non farai mai un'esperienza perché sei sempre protetto, iperprotetto. Però l'eccesso è troppo, cioè quando c'è l'eccesso è, sì, non ci sta, sì, mai, sì, bene. Anche con i bambini cercavo sempre di trasmettere questa cosa, no? Quando mi dicevano, vengono magari, mio figlio è un artista, mio figlio è bravissimo, gli ho detto, suo figlio è uguale a tutti gli altri, tutti i bambini sono artisti, tutti i bambini sono eclettici, tutti i bambini, cioè io mi piaceva questo discorso di eguagliare, perché sennò poi a un bambino sai benissimo che quanto gli può far male magari, certo, una cosa detta male o un'eccessiva, diciamo, attenzione, o capito, far credere, è un po' il discorso sempre... Quando parlo del bene che nasconde il male, si è passati in un'epoca dove devi avere fiducia in te stesso, devi credere in te stesso, e molti ragazzi adesso credono in se stesso, ma finza troppo, per dirla in ma inglese. Ma tu dove sei? Tu sei algherese, no? Tu dove sei? Le tue origini quali sono? Io sono nato un giorno, stavo per nascere da una caduta dell'autobus, mia mamma mi stava...
Ma dove sei nato? Di dove sei? Qual è la Stavo per nascere a Ozieri. Stavo per nascere a Ozieri. Ma mamma è riuscita a salire sull'autobus e andare fino a Mores, dove abitavamo. Quindi sono nato lì a Mores. Porca miseria. Ci fermiamo per il secondo e ultimo blocco pubblicitario, poi facciamo un'escursione all'interno del tuo teatrino e raccontiamo il tuo mondo. Pubblicità. Il Centro Ornest è il punto di riferimento per gli appassionati del giardinaggio. Il Centro Ornest è ad Alghero, in via Sant'Agostino 63. Di giorno, caffetteria, pasticceria e pranzi veloci. Di sera, aperitivi e apericene. Dal 1964, la nostra qualità è al vostro servizio in tutte le ore della giornata. Bar Cristallo, piazza 20 Settembre, Porta Torre. Ristorante e pizzeria Casablanca vi propone la cucina di mare e la cucina di terra. Si organizzano banchetti per cerimonie varie. Ad Alghero, via Principe Umberto 74. Telefono 079 67 63 288. Eccoci rientrati per il secondo e ultimo blocco. Siamo quasi ai saluti finali e facciamo l'applauso a Ignazio Chessa. Allora, Ignazio, noi è bello parlare con te, ma il tempo grazie. Corre, cioè veramente avremo veramente molte occasioni per raccontare quello che stai producendo, quello che fai, le tue locandine che stai esponendo, eccetera, eccetera. Però prima abbiamo parlato del teatro più piccolo al mondo e quindi abbiamo sicuramente incuriosito il nostro telespettatore che ha detto: ma sì, va questo teatro, vediamolo questo teatro. E in effetti noi tempo fa siamo venuti con Strada Facendo a fare un escurso all'interno del tuo mega teatro più piccolo al mondo e ci vediamo questo piccolo contributo. Al mondo. Descrivimi questo luogo. Il teatro misura 38 metri quadri. Se voi digitate su Google il teatro più piccolo al mondo, ve ne viene fuori uno di 70 metri quadri, insomma, molto più grande. Inaugurato nel 2018, al 7 aprile del 2018, dopo 5 mesi di lavorazione, insomma, era chiuso perché, diciamo, autogestito da me. Facevo uno spettacolo, compravo delle tavole con i soldi di quello spettacolo e facevo un palco. Compravo delle sedie, degli attaccapanni che poi comunque, a parte non ho comprato tutto io, ma c'è stato una OPA, un lancio di solidarietà. Per esempio i 40 attaccapanni sono stati donati da tutti gli amici aficionados dell'Uteatrino. Insomma, in 2 anni, poi tante altre cose, altri amici che voglio citare, Claudio, Roberto e altri amici mi hanno aiutato nel montaggio, mi hanno dato una mano, insomma, c'è stata una grande prova di affetto, di amicizia, sì, guarda, incredibile. Delle volte si dice qui non c'è niente, qua non c'è niente, bisogna cercarle le cose perché dappertutto ci può essere tutto e niente. Cioè, ma poi si realizzano veramente degli spettacoli veri. Sì. Qua c'è stato, guarda, in 2 anni, Chicco, dal 2018 fino a, insomma, alla chiusura della pandemia si sono rappresentati più di 100 spettacoli diversi, 100 spettacoli di teatro, di musica, di presentazione di libri, di cabaret, di tutto, insomma. Ci sono stati anche nel palcoscenico in misura 2 metri per 3, ci sono stati anche 4 attori che si alternano naturalmente. E qui a me quello che interessa molto è conservare proprio la ritualità del teatro, no? Infatti, se vedi, anche gli arredi sono classici di velluto e ottone, velluto rosso e ottone, per richiamare proprio. Perché in tanti anni di attività ho lavorato in degli spazi dove non c'era amore, dove non c'era. Per me è molto importante il teatro anche come luogo, non solo il farlo, ma il teatro proprio come luogo. Nel senso che una chiesa è una chiesa. Sì, sì, una chiesa laica, insomma. Dove predica l'arte. Bravo, bravo, è proprio così. È proprio così, per questo ci tengo particolarmente, che si possa trasmettere proprio l'etica, cioè sono tante cose da dire sul teatro, poi anche tu lo sai benissimo quanto ami l'arte, che sono tanti anni, e quindi qui quando c'è spettacolo, se comincia alle 9, alle 8:30 si fa ingresso e io accolgo le persone una per una, perché mi piace proprio che. E anche perché poi li devo distribuire a seconda delle altezze, perché sennò non vedono. Fammi vedere un attimino un po' come si è organizzato nelle quinte. Allora. Andiamo con la telecamera qua. Ecco, qua stiamo entrando nel palco, nel palcoscenico.
storico recentemente realizzato proprio di anche un po' sopraelevato appunto per permettere la visione. Qui c'è la platea che avete potuto vedere, questi sono tutti, diciamo, opere. Aspetta, ci tengo a farti vedere una cosa, Chicco, a loro, anche al pubblico. Questi sono i miei invitati, praticamente sono tutte opere originali create da degli amici artisti, abbiamo i logionisti lassù, quelli che decretano il successo o l'insuccesso dello spettacolo. Poi qua c'è il palco, diciamo, questo è il backstage. Il backstage adesso diventa ufficio, che diventa camerino, un camerino anche quando c'è tutto molto movibile, il tavolo con le ruote che va sotto. Qua insomma ci sono tutti i ricordi, c'è una maschera di Arlecchino perché ho fatto Commedia dell'arte. Questo è l'Arlecchino dello Giani, così, che sono Arlecchino batocio, sordo da un orecchio e cieco da un occhio. E questa, diciamo, è la maschera proprio di cuoio che ho fatto io personalmente sulla lo stile di Sartori, il grande mascheraio italiano, che poi è quello che ha fatto anche le maschere per l'Arlecchino servitore di due padroni di Ferruccio Soleri, perché in passato ho fatto la cosa. Questi, diciamo, sono tutte testimonianze del passato da attore. Qua c'è un po' una bacheca che ricorda tutti gli spettacoli, l'ultima produzione Ruth che è stata fatta qui con Chiara Moore. Questo è uno spettacolo su Berlinguer e altre cose. Qua ci sono viti, la vite, la vita e le viti, la vita del teatro, le viti del teatro. Abbiamo il Chuck anche per una serie di Flick, l'ispettore Flick che ho cominciato qua, una serie televisiva. E poi qua ci spostiamo, abbiamo il soppalco sopra, qua diciamo c'è tutte la lista degli spettacoli che sono, vedete qua. Queste sono le valigie dell'attore con tutti gli spettacoli dentro. Diciamo, il soppalco anche è stato utilizzato spesso anche per degli spettacoli dall'alto, addirittura uno spettacolo con tessuto aereo qui. perché, insomma, tutto lo scenario diventa palcoscenico. Qua, diciamo, non so se vi ricordate quel film Delicatessen, dove c'era un film molto surreale, bello, fantasioso, dove si entrava in un armadio. Seguitemi, cari, e questo è... Prego, prego, vai dentro, vai dentro, dove c'è, diciamo, tutte le maschere, un ritratto, qua ci sono tutti i costumi e il camerino proprio. Tutti quanti ricordi, abbiamo Mammutone, Sanche Gitano, questa Thailandia, Ganesha dall'India che viene dall'India, tutti i costumi, la costumeria, eccolo qua, questo è di Mago Gigio, questo è un Prench Amleto, qua abbiamo banditori e tutto il resto, maschere, questo è un cappellaio, da un cappellaio matto, eccolo qua, vedete... Che meraviglia, questo è praticamente il teatro, ce l'ho in testa, come potete vedere. Eh? Aspetta che Chicco ti accendo anche l'altra luce, così abbiamo più illuminazione. Ecco qua, per far vedere questo. C'è sempre bisogno di una mano nel teatro, una mano bisogna averla. Qua abbiamo altre cose, cornetti, cose varie, tutti doni, anche un banditore fatto... un dono da un artista, altri doni di artisti e cose così. Seguitemi. Questo, diciamo, è il mio mondo, il mondo del teatro, che mi sono ammalato di questo mal di teatro dal 1980, quindi fate un po' voi i conti. E da allora, diciamo, nell'84 io ho cominciato proprio la professione a Roma. Il primo contributo ce l'ho avuto in quegli anni lì, il primo contributo dell'Empals, lavoratori di spettacolo, no? Chicco, sapete tutti che è così, e poi... Ok ragazzi, eccoci qua, ben rientrati da questo documento, che io ritengo che sia un documento preziosissimo, perché veramente chi ha guardato, chi ha visto... sì, perché veramente qua c'è veramente tutto. Se ci pensate, le cose fatte con i troppi soldi sono facili, no? Uno con i soldi compra quello che vuole, ma il bello è quando uno riesce a fare le cose con
col poco, quindi grazie e appuntamento con voi alla prossima. Ringraziamo Ignazio e ringraziamo voi che grazie. Ci avete seguito, e l'appuntamento con voi è rimandato naturalmente a domani con un nuovo personaggio e un nuovo artista. Grazie e ciao. Ciao.